Viale Regina Elena, purtroppo da ormai un po' di mesi le strisce pedonali, quelle di attraversamento pedonale, sono ormai cancellate per lo più. La maggior parte infatti sono invisibili o ci sono appunto alcuni residui magari che sono rimasti così. Chiaramente questa, essendo una via ad alta frequentazione di automobili, di tutti i mezzi, diciamo, sia anche di soccorso che di qualsiasi tipo, diciamo il rischio di incidenti è molto alto comunque, perché mancanza di strisce le persone tendono un po' a attraversare dove sembra più sicuro, però chiaramente poi la sicuro non è. E qui dove siamo noi ora c'è anche appunto la scuola San Francesco di Paola, che fa sia medie che elementari, e spesso diciamo l'orario di affluenza verso l'una e due è pieno di ragazzini e giustamente bambini che escono dalle scuole, quindi rischiano anche attraversando la strada insieme ai genitori, nonni, quello chiaramente che accompagna. Poi tramite il consiglio avete chiesto al comune un intervento immediato per ripristinare la segnaletica orizzontale, ma non è stato ancora fatto. Sì, allora già a novembre abbiamo fatto la prima richiesta, passato novembre abbiamo fatto la richiesta nuovamente a gennaio, poi tramite commissione anche settimana scorsa, però non abbiamo ricevuto nessuna risposta, diciamo, in merito, né appunto per eventuali motivazioni che magari ostano al rifacimento immediato delle strisce, né in altro senso. C'è un paradosso nel Viale Regina Elena: le strisce pedonali che non vengono ripristinate, però vengono abbondantemente segnalate le nuove fermate degli autobus. Ci sono in particolare tre fermate ravvicinate fra loro, e voi avete fatto anche una richiesta in questo senso, perché sono state eliminate una grande quantità di parcheggi nella via. Eh sì, è una cosa abbastanza, diciamo, surreale, nel senso che comunque chiaramente ci sono delle disposizioni di legge che richiedono il facimento delle strisce, le fermate dell'autobus, è giusto che vengano fatte chiaramente, però quelle attraversamente pedonali sono state un pochettino dimenticate. Poi chiaramente la problematica non è soltanto delle strisce chiaramente fatte o meno, ma con il fatto che appunto ci sono ben tre fermate dell'autobus in un arco comunque molto ristretto di, diciamo, di strada, cosa che ha portato chiaramente a una riduzione importante dei parcheggi, perché comunque le fermate hanno le loro dimensioni previste chiaramente dalla legge, cosa che rende l'area a divieto di sosta ovviamente, che però chiaramente toglie i parcheggi, tenendo anche conto che qui siamo in un'area in cui purtroppo non ci sono molti parcheggi interni ai vari, diciamo, palazzi. Voi dite va bene la mobilità sostenibile, ma nelle zone residenziali comunque i cittadini da qualche parte la macchina la devono mettere. Certo, è chiaro comunque che dico, tutti quanti speriamo di riuscire ad arrivare da qui a breve tempo a una mobilità sostenibile importante e diventi anche più forte di quella privata tramite mezzo automobile o motorino, però è chiaro comunque che in alcune zone dove purtroppo ci sono anche problemi di viabilità, come in questo caso, bisogna anche forse tenere conto di quelle che sono le necessità anche della zona, perché è giusto utilizzare l'autobus, però in qualche modo la macchina devo anche, diciamo, parcheggiare se voglio utilizzare l'autobus e poi muovermi, diciamo, in città.